Le case dei pescatori, i suoi palazzi nobiliari, le chiese, gli ipogei, gli scorci di mare tra un palazzo e l'altro, le marine e il castello. L'isola antica di Taranto è senz'altro uno dei suoi principali attrattori, animato da un anno a questa parte da Taranto Grand Tour, un progetto vincente che ha visto insieme Confcommercio Taranto e Cooperativa Polisviluppo. Nel fare il punto oggi ribadiscono che vogliono proseguire così, possibilmente con il supporto degli enti pubblici per i servizi che devono essere migliorati. Binomio vincente, attrattori culturali ed eventi culturali, con una rete di stakeholder che parte da 32 associazioni culturali che operano da anni nel centro storico di Taranto, più 25 commercianti, viste guidate, tematiche che stiamo svolgendo sia di sabato che di domenica da ormai 3 mesi. La grande sorpresa è il coinvolgimento degli operatori commerciali, tutti ragazzi giovani, e questo è un dato sul quale non si può prescindere. Non basta avere una bella città, non basta avere le navi da crociera, bisogna anche guidare il turismo. Abbiamo realizzato un'iniziativa di accoglienza dei croceristi, come sapete, che attraverso una brochure, un QR code, un suggerimento su quelli che sono i percorsi, le vie del commercio piuttosto che la ristorazione tipica, ha accompagnato il turista a conoscere la città vecchia e il borgo. Chiaramente questo sforzo deve poi coincidere anche con un impegno da parte di chi deve garantire i servizi. Rendere questo turismo più strutturato, che era quell'aspetto che mancava poi a Taranto fino a qualche anno fa, no? Sì, io vorrei dare qualche dato. Il 78% dei turisti che scelgono la Puglia come meta per la propria vacanza dichiarano che lo fanno perché possono vivere un'esperienza unica, e tra le motivazioni ci sono i borghi antichi, c'è la caratteristica dei nostri centri storici che trasuda cultura, identità, tradizione.